Con grande piacere rivedo Massimo Epifani. Come stai, Massimo? Bene, bene, fin quando si lavora bene. Carico. Carico tanto, perché poi vengo da un'annata un po' particolare dove purtroppo, anche mettendoci tutto me stesso, è stato un anno duro, anche se ne vengo fuori con una grande esperienza. A testa alta, abbiamo fatto quello che potevamo fare. Adesso si riparte da qui, sono contento di essere venuto a Pineto perché è una società che ti mette nelle condizioni di fare bene. Vieni dai professionisti, torni in Serie D, che è un campionato che tu conosci molto bene, dove hai fatto anche molto bene l'esperienza di San Nicolò. Non è una diminuzio assolutamente, perché Pineto comunque è una società modello. A parte che il Pineto è una squadra di prima fascia di Serie D, ma poi io nella mia vita, ma anche nella vita calcistica, anche quando facevo il giocatore, mi sono sempre rimesso in discussione con grande professionalità, con grande umiltà, e devo fare bene, lo so, perché questo è un lavoro che bisogna fare bene. Mi è capitata l'opportunità di venire qui, avevo anche altre possibilità, ma non ci ho pensato un attimo, perché conosco la società, conosco il presidente, che è una persona adorabile sotto tutti i punti di vista, ti mette nelle condizioni di fare quello che vogliamo fare, quindi se c'è da prendere un giocatore importante lo prende, e quindi adesso bisogna lavorare e cercare di fare una grande annata. Di Fano è già parlato, Pescara è stata un'esperienza formativa, prima la primavera, poi quel periodo in prima squadra. Che cosa ti hanno insegnato complessivamente queste due esperienze? Ma tante cose che porto dentro, e Pescara me la porta ancora dentro, e ancora grande voglia di rivincita verso quell'opportunità che ho avuto, perché poi le ho analizzate mille volte, l'abbiamo analizzate mille volte, sono andate tutte le cose in maniera storte, però da pescarese logico mi porto sempre quell'esperienza dentro, e la rabbia di cercare un giorno magari di ritornare ad avere un'occasione, anche se non sarà facile, però lotterò fino in fondo per tornare in quella categoria, perché significa, vuol dire che ho fatto un grande lavoro. Diciamo che ne esce un Massimo Epifani fortificato ancora di più. Ma Massimo, io alleno da 10 anni, e ho avuto momenti importanti, momenti bellissimi, e questo è il lavoro, che ci sono anche momenti negativi, e speriamo che il momento negativo è passato, anche se, ripeto, l'anno scorso non mi posso rimproverare nulla, anzi abbiamo fatto un grande lavoro, perché abbiamo chiuso il campionato con la miglior difesa, vuol dire che la squadra è organizzata, e dispiace perché con un pizzico di fortuna, un po' di attenzione in più poteva finire in un'altra maniera, però la vita va avanti, adesso mi capita un'occasione importante. E cercherò di dare tutto me stesso, insieme al mio staff, insieme a quelli che lavorano vicino a me, di dare una grande soddisfazione qui a Pineto. Tanto Pineto riparte da un patrimonio importante dal punto di vista tecnico, viene da 2 quarti posti, una finale playoff e una semifinale. Anche il mio predecessore, che è una persona straordinaria, Mauro, ha fatto un grande lavoro qui, e adesso sono arrivato io, arrivo in punta di piedi, cercherò di portare una mia mentalità, una mia voglia di andare a rifare il calcio che ero abituato a fare, quello di offendere, di essere propositivi, di avere un'identità di gioco, e cercando di fare dei grandi risultati, perché questa società lo merita. I giocatori sono come sempre fondamentali, e sono d'accordo con voi allenatori, per un sistema di gioco, per un certo tipo di mentalità, sarà 4-2-3-1, visto che a te è piaciuto molto e ti ha dato i migliori risultati, se vogliamo, nella tua carriera. Sì, abbiamo costruito una squadra che può giocare sia 4-2-3-1 che 4-3-3. E aspettiamo una ciliegina sulla torta: se prendiamo un giocatore e un altro giocatore con delle caratteristiche importanti, poi all'ultimo deciderò come partire. Però credo che abbiamo fatto una squadra composta anche da giovani importanti, che ti danno anche la possibilità e la flessibilità di cambiare anche in corso d'opera. Che cosa ti ha colpito da subito di Pineto e del Pineto? Ma la familiarità, le persone, il presidente, le persone che stanno vicino al presidente, lo noti subito, è una cosa molto percettiva, quindi ci sono tutte le cose per lavorare bene, e adesso sta a dimostrare in quel rettangolo verde di far crescere anche tutta Pineto calcistica. Intanto è acquisito l'ufficialità, ci sarà a settembre il patentino per allenare fino alla Serie A, al massimo campionato, corso UEFA Pro. È stata una bella esperienza anche dal punto di vista umano, no? Perché hai conosciuto tanti ex giocatori che hanno vergato pagine indimenticabili, hai conosciuto anche Rivera, per dire. Sì, sì, è stato un anno bellissimo, perché poi ti confronti con delle persone che hanno vinto tutto nel calcio, quindi
E poi io sono molto, molto meticoloso, chiedo, faccio molte domande, quindi è stata una grande esperienza e poi una grande soddisfazione, perché arrivare a prendere il patentino per il massimo patentino, credo che c'è un motivo d'orgoglio, quindi speriamo un giorno di poterlo utilizzare. In bocca al lupo di cuore, Massimo. Crepi.